a Reggio Emilia. Lì il fatto è che il treno non è che era un treno a cui potevo dire in 448 arrivo a Roma. Ogni tanto faceva la fermata, gli sta perfino una volta che si ferma perché diceva che mi tragliava il mio visto. Quando arriviamo a Reggio Emilia mi accorgo di un fatto, perché sporgendomi dal finestrino c'era un cannone puntato proprio sui binari del treno. Il treno è stato bloccato. Perché, scusa, ti interrompi un momento, perché ti temi di che te che avevi tu una passione per le armi? Sì, per, infatti questo, c'è la passione che deve vedere la faccenda del cannone che era avanti un desmeter, no, messo un bagnifero, c'era lì un scimmio delle SS che era alto 7 metri e mi ha tirato quando mi ha tirato lì che mi trascinava perché maleducatamente ma la sanò c'ha fa e mette a posto, no, ma c'ha fa come un strappo e lei che era una mazzola perché l'altra l'era appesa col e il gavero la rivoltella in mano, la mise la rivoltella della mano quella e a me mi c'ha fa e trascinava come strappo. Perché avevo un giubbotto che mi aveva portato a casa mio fratello della Jugoslavia. Perché tuo fratello mi dicevi che ha fatto il militare in Jugoslavia e ha un particolare che poi dopo ci servirà e ha fatto anche per così dire la caccia o comunque ai partigiani come soldato italiano. E era là per quello. Ecco, è solo una puntualizzazione che dopo, per quanto quando andremo a parlare della battaglia di San Martino, è importante. Sì. Beh, allora, va avanti lì sul... Praticamente, mi spoglia, io devo a un qualcosa che... perché ero renitente alla leva. Praticamente ero un disertore. No. E la mia fortuna era il fatto che aveva dietro anche la carta d'identità. Allora lui ha preso, ha tolto il documento che avevo dentro, la carta d'identità per non aiutare a portare in terra, che pirla lì. No, le no che va da andare in portafoglio. Poi ha cominciato a guardare il documento che è questo. Ce l'ho perché è un documento che io... posso dire, grazie a questo documento, sono ancora vivo. Forse questo. Sì. Vedi? Foglio di congedo illimitato provvisorio. E il documento è questo. La famiglia 14. Dopo te bell'asset che fu la fotografia? Sì, sì. Allora le cheschi proprio. Le cheschi, c'è la data che mi è presentata a Benevento. Benevento di del 6 de febbraio. Sì, te sei referra, 1943. Pensa che a Roma. 20... Cioè a me mi avevano già detto di andare militare. E mi sono mica andato. Allora eri disertore. Sì, sei già morto, ma mi sarei disertore. Praticamente questo documento è l'ufficiale che continuava, disertore. Allora mio tira fuori i bombardamenti, il fatto che mi morì la mamma e il papà, muore la mamma e il papà. Era invece la mia che avranno detto, ma che là non è andata in lì. No. E lui continuava, ma questo di Milano, ma, cioè lui parlava in tedesco, mi capivi? Perché ma da del mat, mi sapevi cosa vuol dire Farouk? Verdi mat. E allora era una parola che mi capivi, ci stava a dire. E allora ti ti mangia la feia. Patriot, però sentì anche la parola, cioè non sapevo il tedesco, mi tedesco sai no, però... in confidenza
sapevi il tedesco, qualche imparato in tedesco in giro, no? A quei tempi lì, a se rompiendo il tedesco. E lui mi sentì che al traduttore, perché gli era lì che al traduttore sto pirlo, no? Che traduceva come voleva lui, tra l'altro. Io ho capito, quello che ho capito io, poi non lo so, può darsi che mi sbaglio. O questo è pazzo, o è un patriota, perché mi senti patriota, Farouk, patriota, è patriota. Verrückt, Patriot, verrückt, Patriot. Allora ti te fai male. Però dopo seriosamente mi capisce che là diceva che veniva mi sigarino la faccia del patriota, oltretutto, e che poi in italiano sembrava a tutta i bal e compagnia bella. Sai qual è la fortuna? Che lui tentava, gli era il telefono da campo e se girava il telefono ciappava un caso. E poi nel medesimo tempo mi sono accorto che come uomini non erano tanti, cioè era all'interno di la tattica che i tedeschi, chiede di una roba che purtroppo è quello che quando l'ho capita, io sono stato mortificato come italiano. Loro hanno occupato l'Italia con quattro gatti. Loro con una pattuglia di tre o quattro uomini andavano a sbogliare in caserma. No? E chi pirla lì? Perché mica mi pirla chi granatiere che era lì. Perché ovviamente in quel momento lì, se me, a me non me, sarò stato maliscia, però porca lo cane. Se te che sparavate addosso. Ma sì, ma. Se poi no, sta preso un ede 3 o 4, perché dopo mica sono andato giù dalla scala, le nocche gli erano tanti soldati a curare loro che andavano in Germania. Se poi a portare in Germania con una pattuglia, le nonne dicono che era un plotone per portare in caricare i suoi vagoni ferroviari. Cioè si sono fatti portare in Germania da quattro gatti. Un'esperienza l'ho anche avuto molto prima, che non ti ho mai raccontato, che tra l'altro adesso è depositata, che è all'Ersilia, che era lì che la vende lì, che fa un po' il lavoro che fai te, no? Ha depositato, che è l'occupazione della stazione centrale per una giornata, dai cittadini milanesi, cioè voleva dire, è stata occupata per una giornata, in cui anche lì il neantifascismo, da sei anni prima di lì, perché a me vedevi di Rom che dicevo, ma porco cane, se tenevi la stazione per tutta la giornata, a Massanza dei tedeschi, andiamo al comando generale perché gli era finito il munizione e i carabinieri hanno puntato i mitragliatrici contro di noi per mandare se sbarazzavano o no, gli sparavano addosso. Di dopo che arriva il tedesco, tutto bello. Cioè, i tedeschi arrivavano sempre nei posti dove arrivavano se poteva, minestra fatta. Non è che trovavano l'ostilità degli italiani, non l'hanno trovata, hanno trovato la collaborazione degli italiani all'occupazione dell'Italia. Se dovessi parlare io la storia, se dovessi fare la storia, vuoi dire che tedesca non occupa l'Italia, con forza I l'Italia. italiani che Gli avevano la italiani che sabbia. l'hanno offerta, e che erano gli italiani che l'hanno offerta. Venivano i nostri che cambiavano, perché lui, quando siamo andati al comando generale in Via Brera, che puntava i mitragliatrici contro, e di dopo che era lì tedesco. Beh, comunque, mi viene un'antipatia per quello lì che traduceva, e poi perché scimmiò di tedesco che aspettava qualcosa magari per farsi anche. Perché quello che lui aveva assieme, il ragazzo che aveva assieme, lui era accompagnato da un ragazzo che era senz'altro una burba, qualcuno che è stato tirato giù dal treno come ha fatto con me, di cui non si sapeva niente,
però si sapeva che era disertore perché aveva la crapa pelata, no? E che aveva tutti. E poi mezza divisa che aveva addosso, no? Lui stratonava sempre, quando camminava andava in giro e diceva: bisogna cacciare qualcosa in terra, e che la si sbattava Ah. e che cacciava e gli dava. Cioè, se l'ha fatto, dato che con la scusa di avere il braccio offeso, perché solo se faceva finta, perché mi dava l'impressione di essere un gran marisco, no? E il braccio, con te faccio la neglia, tra l'altro, al corpo, e gli dava gli ordini anche fiore, fiore della mia età, tra l'altro, dei 20 anni, e gli dava gli ordini di cacciare su la roba che lui voleva che tirava su. Quello che però ho capito, l'unica cosa che mi ricordo che ho capito, è il ferroviere che mi schiaccia l'occhio, per farmi un'idea, no? Che mi fa l'occhietto, perché devo ringraziare molto il ferroviere, eh? Ferroviere e Pustina, il ferroviere, perché mi scrisse. E più dopo vedi che mi fa sei e mi passa il binario dall'altra parte, perché mi faceva proprio capire. Il binario dall'altra parte in avanti di carrozza. Sai quando preparano delle carrozze e non si capisce un cazzo che cosa fanno? E poi dopo glielo attaccavo un locomotore di qua e andanti, vedi che va, mi salta su di volata, così se dopo in mezzo alla campagna andavo a prendere un ferro di mal e mi fu no, perché Dal tudel. c'era il sergente che ogni tanto mi guardava, sai quei sguardi appetitosi, come per dire, da un momento all'altro. A me magari mi faceva l'occhio a tanto qualcosa, ma era facile che mi sparava, perché dava sempre l'impressione a quel ragazzo di sparare, e che l'ha saltato sui lattenti, poverino. Mi Chissà faceva me più la fa. bella. Gino, ogni tanto quando ti faccio segno di Devo fermare, ritardare un po'. no, te devi fermare perché sennò che mica, perché mi ogni tanto bude fermare tutto l'ambaradan qui e se la vien troppa lunga, dopo che ne più per l'altra storia. Ti verrebbe un bicchiere d'acqua? Dai, Sì, no, ma dai, certo. facciamo una pausa che poi c'ho ancora. Dunque, allora. Va bene, Reggio Emilia, e sei andato giù a, come dire, a liberare tuo fratello Sì, dopo sono a, passato a Bologna, a eh? da Bologna sono andato a liberare mio fratello. Giù a Roma. Giù a Roma. E quindi stiamo parlando già del dopo l'8 settembre. Quindi tuo fratello è venuto a casa, no? Ma quando dopo è venuto a casa con me, Sì. quando sono arrivato, il mio arrivo lì nella caserma, c'erano fuori due della Wehrmacht, me li ricordo, perché erano stato in terra, mi domandasse se potevo entrare nella caserma, e loro mi fa capire a me che potevi entrare, ma potevi no ogni sera. Ah, interessante. Mi sono andato e mi cominci da me dopo quello, perché ho guardato in giro e quello che era un manipolo della Wehrmacht, l'era della strada dei fianchi in fondo, se vedete lì vorrei non far vedere. Mi sono andato e cerchi di mio fratello, che disarò uno schifo. Ieri il gabinetto, volendo a gabinetto, perché c'era il capo. Volendo dentro al gabinetto, rinuncia. Un piton nella tua addosso. Mamma mia, che schifo. Beh, comunque, cerco di mio fratello e mi dice: su che gioca il carto. E fatemi io, sì, l'ha lasciata addosso sulla veranda, insieme agli altri, che gioca il carto. Quando è il mio vetto, sai com'è l'esplosione, fratelli ovviamente, tu contenti di vedere, ma cosa ti fai?
Ecco, di cosa ti fai tipito, chiamò, dopo che tu ti scappa, in di caserma, tu Benissimo. vuoi, l'unica caserma qui a Roma, così, in due si rialza. Oh, ma noi senza rispettare il congedo. E il congedo, chi è che te l'ha detto? Perché qui c'è un altro degli aspetti che a me ha fatto capire che l'Italia le mani ai farabutti. Perché loro hanno, come si dice, i tedeschi si erano arresi ai tedeschi. Gli ufficiali stessi, che i tedeschi gli hanno di menà, no? Però il soldato Elba sta lì perché ha portato in Germania. Cioè c'è stato quasi un accordo con i tedeschi. Quel che ti voglio dire è che gli ufficiali avrebbero dovuto dirlo ai soldati, Certo, scappi invece Gandini sta lì ben tranquillo, aspettava per salvare per sé la pelle. proprio. Boh, va E avanti. questo è un aspetto che a me ha fatto girare le palle, perché mio fratello che insisteva, noi stiamo aspettando, ma te non capiva, e continuava a dire, ma te non capiva che mi aspetto il congedo. O dire, ma che ti aspetta il congedo? Ma dice, ma tutta Italia aspettare il congedo. Che congedo chi? De chi più? La chi è Che l'autorità che ti dà il benissimo. congedo se scappa più, compreso il re, che gli altri avevi protetto e fa scappare, perché loro erano in combutta con i tedeschi, non li volevano lasciare liberi per il fatto che i granatieri di Sardegna, in quei che hanno fatto fuoco contro i tedeschi, no, per far scappare l'aereo, te la sento. Questa è una delle notizie. A Porta San Paolo erano loro e mi qualche man spiega chi pirla là che dopo portare in Germania, che mi spiegava che appunto mi a Milano potrei dire essere il primo che aveva combattuto Porta San Paolo. Non lo sapeva nessuno. Allora nessuno E era perché ti tessero perché gioco. era. E naturalmente, allora mio, mi sono Dimmi. trovato perfino ad avere l'opposizione di gente che io voglio salvare. Perché? Allora ti metterò tu un ufficiale che vien qui a dire che ti dite te. Cioè, sai che l'ho spuntata? Ma ancora sotto, fratello, dopo Oh, tutti boh. tornare, perché non ci sono uno, ma in tanti, e vedi lei che diceva a mio fratello, perché lui era caporal maggiore, e ovviamente, e che diceva, sono a tuo fratello, che nacca un ufficiale della caserma, e entrò nessuno, no? E allora così, allora ecco cosa si fa, guardi così, gli ho dato, guarda, subito la dritta, così, però che ne dici, perché diamo una pattuglia, qualcosa, così, un certo. Però è là della strada in fondo, così, 6 secondi, e fino a roba ben fatta. Come ho detto così, BOM! E il portone, che prima di restare assolutamente, sai chi Se fa il dervi portone, di fare BOM! e Derby. scappa E tutti. fuori e si scappa là in Milano, a Milano. Sì, negli spogliatoi. Adesso diciamo che praticamente tuo fratello è arrivato a Milano, è in casa. A Milano, in Italia, nel nord Italia c'è la situazione che o ti arruoli nella Repubblica di Salò, che quindi oppure vai sulle montagne, fai il partigiano, vai nella clandestinità. A questo punto tuo fratello tenta di andare in Svizzera, ma in realtà non riesce ad entrare in Svizzera. In pratica cosa succede? Che voi decidete di partire da Milano per andare sul Monte San Martino. Nel tuo racconto dice anche che tuo padre ti ha accompagnato alla Sì, la stazione. stazione. Quindi, come se fosse una gita di ragazzotti. Forse anche quello che dava l'impressione. Quindi, non c'era una coscienza politica Proprio partigiana. niente, quando ci penso oggi.
Io voglio dirti che l'impressione nel leggere il tuo racconto e nella chiacchierata che avevamo fatto a suo tempo è stata quella di gente che sta scappando perché sennò deve andare di nuovo in guerra, cioè deve arruolarsi nella... Forse fa più testo la discussione che abbiamo fatto la sera. Scusa Gino, ti di una parola prima. Che skill è il salam? Sarà che te di? Fa tutti rat. Sì, ma te di... Un dentino rat. Ah! Non credeva dentro, un dentino rat. Allora cominciava a skill. Ma gli più... Allora, insomma, praticamente si è fatto un po' una scena di quel tipo. E allora siete partiti il giorno dopo? No, appunto, dovevamo essere un bel numero, tanti. Tant'era che dopo c'era manco un po'. Mio fratello scarica sotto al tavolo per dire. Sì, no? Sì, te sei di Ngaina. Ngaina. E anche altro. Alla mattina mi sono levato subito all'orario. Perché te dirò che il promotore vero e proprio ero io. Va avanti, va avanti. Perché la faccenda del partigiano veniva fuori più con quello che mi portava presso. Perché mio fratello mi aveva portato, quando venivo in licenza una volta, piede più tra l'altro, no? Mi aveva portato una rivoltella e quattro bombamane, due erano note di balena e due erano quella che lui aveva trovato e sequestrato ai partigiani. E per il giubbotto che mi aveva quando sono da Roma, perché quando prendevano prigionieri questi partigiani erano arrivati al punto che mio fratello mi parlava di essere diventato persino amico di alcuni di quelli. Io e mio fratello non parlavamo più dei partigiani come della gente che erano i banditi, come chiamavano i tedeschi. Allora, sempre nel tuo racconto io leggo che voi partite alla mattina accompagnati da tuo fratello con una rivoltella, due o tre bombe a mano, un'ascia da pompiere. Da pompiere, esatto. Ho leggi. E qui vediamo che voi in treno siete arrivati fino a Varese. A Varese. Da Varese poi siete andati a Cittiglio. A Cittiglio. Giusto? A Cittiglio avete trovato un tranviere che vi ha detto di andare a Duno. A Duno, sì, che era il posto più vicino. A San Martino. Che era, sì, San Martino. A Duno tuo fratello Meo, che era anche il più esperto in guerra, guerriglia e queste cose, ha detto che avreste dovuto andare dal prete per avere informazioni. E siete andati dal prete che vi ha indicato giustamente dove andare e salire sulla montagna per arrivare a San Martino. A questo punto voi andavate alla ricerca di un certo colonnello Carlo Croce, corretto? Che dice di essere questo. Allora, io qui vorrei disquisire con te un attimo, perché sempre in internet, a proposito di questo colonnello, dice una cosa che effettivamente nel tuo racconto viene fuori. Ho capito che tuo fratello era andato un po' in disaccordo col colonnello perché riteneva che il colonnello non avesse un piano B. Praticamente lui difendesse una postazione ma non aveva un piano B. Mi sono un ignorante su mega bundelech, e allora in Wikipedia proprio su questo argomento dice: da notare il fatto che Croce organizzò la formazione partigiana, che sarebbe la vostra formazione
cinque giornate, come un vero e proprio reparto del Regio Esercito, avendo lì, qui dice, avendo in mente una linea attendista e non di guerra mobile. Cioè, lui era più per attendere l'inimico, affrontarlo come un esercito e non come guerriglia, che si avvaleva della conoscenza del territorio, l'esatto contrario della tecnica che in seguito avrebbero determinato successo nella guerra partigiana. Cioè, nel senso che i partigiani hanno avuto successo perché facevano gli attacchi così, non si arroccavano in un punto solo. E poi, nulla servì il tentativo di convincere Croce a suddividere gli uomini in gruppi e mandarli nel territorio. Che era mio fratello. Bravo, bravo. Quando io ho letto queste cose qui, mi è venuto proprio in mente nel tuo racconto che c'è stata quella cosa lì. Bene. Ho fatto anche la, come si dice, sai, quando il problema del danno. Quando non si obbedisce, si prende in mano la situazione e si va contro invece di essere insieme. L'ammutinamento. Ammutinamento, certo. Ma ci siamo anche ammutinati. Lo so, l'ho letto nel tuo racconto. Ci siamo ammutinati? Perché c'è stata un'occasione che volevano fare una postazione della mitragliatrice senza lo sbocco. Cioè, vuol dire, il mitragliere, se veniva circondato, non aveva la via di fuga. E mio fratello, in quell'occasione, Gadia, Ventura e Rosetta, Gadia, basta, non andate più avanti a lavorare, perché qua si sta sbagliando tutto, si fanno solo le trappole per noi stessi e non per l'avversario. Mi ricordo questo. E appunto, alla puntata si incontra l'ufficiale, perché è che l'ambulanza c'è fa la rivoltella, lui ha puntato il fusil per mettere in condizione. Dedestalibum.